Salve, Presidente. Come sta, professor? È un piacere rivederla. Ciao. Un piacere nostro e devo dire una grande emozione, quindi la ringraziamo, la ringrazio personalmente, ma ringraziamo tutti perché essere qui e poter ricevere così tanto tempo anche per illustrarle quello che umilmente stiamo cercando di fare. Muore a 22 anni dopo l'operazione al naso a Roma a Margaret Spada. Aveva scelto l'ambulatorio su TikTok. Indagati il chirurgo Marco Antonio Procopio e Fulvio Fiano. Questa mattina si sono svolti i funerali a Lentini. Sul caso è stata aperta un'inchiesta della Procura di Roma in cui il PM Erminio Amelio ipotizza il reato di omicidio colposo a carico dei responsabili. I genitori della 22enne, Giuseppe e Loredana, sono assistiti dall'avvocato Alessandro Vinci. Sono rimasti fino a domenica a Roma chiusi nel loro addolorato silenzio. In queste immagini stiamo vedendo il trasporto della salma dalla camera ardente all'ingresso che vedete in questo momento della chiesa madre di Lentini. Piacere nostro e devo dire una grande emozione, quindi la ringraziamo, la ringrazio personalmente, ma ringraziamo tutti perché essere qui e poter ricevere così tanto tempo anche per illustrarle quello che umilmente stiamo cercando di fare. Un successo su tutta la linea. Dopo mesi di duro lavoro, la decima edizione di Edu Karate, la manifestazione promossa da CEI Nazionale insieme con il Comitato Regionale, raccoglie i suoi frutti. Centrato l'obiettivo di coniugare l'aspetto sportivo con quello prettamente educativo, che sta alla base dell'evento. La soddisfazione dei maestri Salvo Filippello, coordinatore nazionale del settore karate e consigliere regionale. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 57enne, calabrese ma residente a Catania da diversi anni, già pregiudicato. L'indagine è stata avviata a seguito di un accurato lavoro di raccolta di informazioni investigative, che ha permesso ai militari del nucleo di scoprire come il soggetto, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione nel quartiere Picanello per scontare una condanna, stesse comunque portando avanti una redditizia attività di spaccio di stupefacenti. Il suo appartamento fungeva da base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana, che veniva successivamente distribuita ai clienti. Il momento ideale per dare il via al blitz è arrivato quando gli investigatori hanno registrato un insolito e sospetto viavai di persone dall'appartamento. Questo movimento di persone ha dato la conferma per far partire l'operazione. Infatti, una squadra di carabinieri si è velocemente posizionata all'esterno dell'edificio per bloccare qualsiasi tentativo di fuga del malvivente, mentre un'altra ha agito direttamente, presentandosi alla porta dell'appartamento del 57enne con il pretesto di un controllo di routine. L'uomo,
ha aperto la porta senza sospetti, permettendo ai militari di entrare. Una volta dentro, però, è stata immediatamente avviata una approfondita perquisizione degli ambienti. Durante le operazioni, i carabinieri hanno individuato un borsone nero appoggiato su un baule, al cui interno hanno trovato ben 1.800 grammi di marijuana, suddivisa in diverse buste di cellophane, pronte per la distribuzione agli acquirenti, nonché una confezione di 50 cartucce per pistola calibro 7,65. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno denunciato tre persone, un 20enne e un 27enne di Piedimonte Etneo e un 44enne di Riposto ritenuti tutti responsabili del reato di ricettazione. Gli operatori hanno concentrato l'attenzione su alcune aree di Giarre procedendo a un'accurata verifica delle auto in sosta. Nel frattempo, la centrale operativa riceveva dalla compagnia responsabile della gestione del GPS satellitare, installato sull'autovettura Lancia Ypsilon, le indicazioni per la ricerca, complete delle coordinate esatte del veicolo. Tali informazioni corrispondevano esattamente alla posizione in cui si trovava la pattuglia dei carabinieri, già impegnata nelle ricerche sul territorio. Nonostante tutto, il veicolo non era immediatamente rintracciabile tra le numerose auto parcheggiate nella zona. Durante il controllo, i militari hanno notato una saracinesca parzialmente socchiusa. All'interno del garage, fin da subito, è stata rilevata la presenza di alcune persone. Procedendo con cautela, i carabinieri hanno aperto la saracinesca in sicurezza, scoprendo tre individui intenti ad armeggiare sulla parte elettronica dell'auto rubata, proprio quella segnalata come oggetto del furto. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati, chiedendo spiegazioni sulla provenienza della Lancia Ypsilon e sul motivo della loro presenza nel garage. Dopo alcune giustificazioni fantasiose, il 27enne, trovato all'interno dell'abitacolo con un dispositivo elettronico per la codifica di chiavi e la centralina d'accensione, ha ammesso che l'auto era di provenienza furtiva e che il furto era stato commesso a lingua glossa. Ulteriori verifiche dei carabinieri hanno permesso di appurare che l'auto rubata era stata noleggiata da un turista, al quale era asportata mentre effettuava un prelievo presso uno sportello ATM nel centro di lingua glossa. Giovedì 28 novembre, come di consueto, durante la serata inaugurale di Via dei Corti, quest'anno giunto alla sua 10ª edizione, consegneremo il premio Via dei Corti Globus per la valorizzazione del territorio. Quest'anno un premio importante che va a Itinerario Etna di Ugo Saitta, e a ritirarlo chiaramente saranno la figlia Gabriella Saitta e il nipote Jacopo Genuardi, che consegnerà il premio, come sempre, sarà Enzo Stroscio, che ricordiamo sin dalla prima edizione ha creduto in questo progetto, in questo premio, e che quindi, come di consueto, sarà con noi per la consegna. Siamo alla Sala delle Arti qui a Gianni Catania, perché questa mattina sarà la conferenza stampa di presentazione di Via dei Corti. La sua 10ª edizione inizierà il 28 di novembre e fino al 1 dicembre ci porterà e compagnia durante, appunto, le giornate, con tanti incontri, con tante sezioni campus, documentari, animazione, corti internazionali, il concorso proprio di sera, e quindi ne sentiremo di più durante la conferenza stampa. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 19 novembre di Globus Television. Pressione stabile sulla regione, la giornata contraddistinta condizioni di bel tempo. Cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 24 gradi, minime stazionarie.